Guardate che colpo di fortuna! C'è questa bella ragazza che aspetta proprio voi. Wow! Ha la sua canottiera slacciata e ha bisogno di qualcuno che le dia una mano, sennò poverina rischia di rimanere nuda. Ovviamente il primo pontoio che passa si butta sulla preda. Attenzione, basta! Perché questa è una giornata particolarmente affusa e ha tutto il collo sudato, la nostra attrice. Ecco, guardate lui che gentile, ecco le soffia, voilà, romanticamente, vedete, sul collo per darle un po' di sollievo. È dolcissimo, vero? Guardate, inizia anche a massaggiarla e quando sembra che tutto vada per il verso giusto, arriva lo Yeti, il fidanzato della bella biondina. Guardatelo, è enorme, il nostro Ciccio sembra sottopeso a confronto. Lei inizia ad accusare la nostra vittima di averla molestata, vedete? No, sei una strega. Non so più cosa fare, poverino. Ormai siamo a confronto diretto, ma c'è poco da confrontarsi. Guardate, guardate, lui lo prende in braccio, lo vuole buttare nel sacco dei rifiuti, poverino. Scappa! Ma tanto che scivoli! Mamma, guarda che roba! Guarda che roba! È terrorizzato! Sotto un altro lumacone! Oh, là, sembra fatta anche per lui, ma arriva la montagna, guardate! Scusi, questa è mia moglie, eh? Ammazza, che gusti delicati lei! Ancora una volta la fata bionda diventa una strega bionda che dà la colpa a questo povero ragazzo! No, no, guardate, lui non ce la fa scappare perché la montagna lo tiene, come se lo tiene, serrato per un braccio. Forse ci voglia di fuga. Dai, dai, dai. Forza, forza. Ok, scappa, scappa, bravo, bravo, così, no, là, però ammazza che botte. Corri, corri che te lo meriti. E adesso attenzione all'ultima vittima, non si notate, non sarà neanche la metà della nostra montagna. Ho già capito come butta, vedete, butta veramente male. No, no, non c'è niente da fare. Sei un puffo in confronto a quello. E ovviamente gli dà tutta la colpa, lo fa passare come un maniaco, ma lui ha un'arma in più, guardate. Vedete, ha in mano il casco. Sì, sì, sì. Dai, dai, daglielo, daglielo.